Buon giovedì 7 gennaio. Ieri Papa Francesco, nell'omelia della festa dell'Epifania, festa della luce, ci ha invitato all'adorazione. È una parola non molto usuale, pregna a volte di pregiudizi insensati e inopportuni, perché adorare. Adorare Dio, adorare la dimensione della vita che si incarna in ciascuno di noi, del Dio che si fa uomo ed è presente in ciascuno di noi e nel prossimo. Adorare significa aprire uno spazio di rispetto nei confronti dell'altro, di attenzione, di meditazione di fronte al mistero e alla sacralità di ogni persona che incontriamo. L'adorazione è esattamente l'opposto, come ci ha ricordato Papa Francesco, della idolatria. Noi siamo tendenzialmente orientati all'idolatria e rispetto a questa dobbiamo trovare uno spazio di liberazione, un percorso di liberazione. Credo che abbia fatto molto bene Papa Francesco a ricordarci il valore della adorazione, che significa sostare per porci in cammino, illuminati dalla parola che ci salva, dalla parola che si è fatta carne, parola di salvezza che incontriamo in un bambino povero, che è Dio che si fa carne, lì. È il luogo autentico dell'adorazione che ci rende persone libere nella relazione con il prossimo e con l'ambiente. Buona giornata a tutti.